medicina e stati vegetativi, progetto di ricerca osservazionale, è stato il tema di un convegno tenuto dall'Ordine dei Medici della provincia di Palermo, a cui hanno partecipato anche rappresentanti della società civile che si sono confrontati su tematiche mediche, legali, etiche, deontologiche, sociali, assistenziali e religiose. Perché in realtà questo è un dramma che colpisce non solo la famiglia, ma la società intera. Se noi pensiamo che questo può succedere a tutti e non è un qualcosa che tocca ad altri, ma può toccare a noi e alle nostre coscienze, questo è il primo passo, il primo momento per cui noi dobbiamo iniziare a fare appunto questa riflessione. Professor Amato, ci sono delle proposte che partono da questo ordine? La prima cosa è una proposta operativa. Attualmente mancano i numeri, non si sanno quante persone si trovino in stato vegetativo sia a livello locale che a livello nazionale. L'ordine si propone di istituire un registro di questi casi. Per istituire un registro bisogna conoscere che cosa bisogna mettere, quali sono i numeri, ecco perché la conoscenza. Allora, noi chiediamo un registro perché sappiamo che i numeri sono attualmente sottostimati. Poi mi auguro, ma già il Consiglio dell'Ordine ha aderito, mi auguro anche per gli altri ordini siciliani, quello di istituire una borsa di studio per un medico che possa, anche un giovane medico, ecco, ancora meglio per un giovane medico, che per 3 anni vada a seguire queste persone che nella nostra regione si trovano in uno stato vegetativo, per poter non solo aiutarci nella codifica e quindi registrarli, ma anche sapere che cosa viene fatto nell'assistenza a questi pazienti. Significativa è stata la presenza delle istituzioni pubbliche, tra cui la provincia regionale di Palermo e il Parlamento regionale siciliano, rispettivamente rappresentati dal presidente Giovanni Avanti e dall'onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della 6ª Commissione Sanità. L'impegno che naturalmente è doveroso prendere di fronte anche a fatti di civiltà. Da presidente della Commissione sono stato sicuramente investito da molti genitori che si trovano con figli o parenti in stato vegetativo e che molte volte vengono abbandonati al loro destino. È chiaro che in un momento particolare della Sicilia, alla vigilia del piano sanitario regionale e di una legge di cui io mi sono fatto promotore, quel disegno di legge di integrazione sociosanitario, in questi due disegni di legge dovranno trovare posto sicuramente queste situazioni particolarissime attraverso un doppio canale, quello praticamente di avere dei posti per acuti e quindi un allargamento della rete dei posti per acuti ospedaliera, e dall'altra parte anche un'assistenza domiciliare assistita sicuramente da medici, dopo che da questo convegno verranno le indicazioni per quello che potrà essere anche lo stato scientifico di questa vicenda, che ancora non ha i contorni totalmente chiari. Istituire questo registro sicuramente sia un fatto importante, anche perché può far distinguere quei soggetti che hanno bisogno e che sono in stato acuto e per cui hanno bisogno immediatamente di alcune cure, oppure quelli che naturalmente hanno una lunga degenza e hanno bisogno di altre cure. Il registro è quanto mai opportuno e noi approveremo sicuramente la nascita di questo registro. Presidente, la provincia ospita oggi questo evento di carattere internazionale, si affronta la situazione sullo stato vegetativo, situazione etica, morale ed odontologica. Sì, un tema importante dal punto di vista etico, soprattutto perché ha una ricaduta fortissima nel sociale e quindi nella crescita di una comunità. Io credo che sia importante definire criteri e modalità per trattare pazienti di questo tipo, tenendo sempre presente che al primo posto va posta la persona umana, la sua dignità e la vita umana in ogni forma essa si presenti. E quindi credo che sia importante approfondire questo tema, soprattutto guardare all'innovazione, alle tecnologie nuove che nella prassi medica possono essere utilizzate per rendere sempre di più un migliore servizio all'utenza.
Il problema dello stato vegetativo per la prima volta venne sollevato dall'Ordine dei Medici di Bologna, a cui si affiancò subito l'Ordine dei Medici della provincia di Palermo e si sta diffondendo oggi in ambito nazionale a macchia d'olio. Sono quasi 2.000 le persone in stato vegetativo in Italia, poco più di 180 solo in Sicilia. Numeri non rappresentativi in una realtà molto più complessa e talvolta dimenticati per questo. Questi dati infatti fanno riferimento esclusivamente ai casi codificati come post-coma dal Servizio Sanitario Nazionale e non tiene conto invece dei pazienti in stato vegetativo dimessi dagli ospedali che vivono con i loro familiari. Il problema è vasto, ma si dà atto alle autorità sanitarie centrali, in particolare alla sottosegretario onorevole Eugenia Roccella, di aver affrontato il problema degli stati vegetativi nel nostro territorio, nel nostro paese. È un problema vasto, le risorse sono limitate, le possibilità di affrontarlo con residenze protette per questi pazienti, per queste persone più che pazienti, è un grosso problema, sono d'accordo con lei. Ma dobbiamo tenere conto che le famiglie sono fondamentali nel sollecitare, nello stimolare queste persone, perché, come dicevo prima, la possibilità del sistema nervoso di recupero è una possibilità esistente, quindi va sollecitata. Quindi un progetto in cui bisognerà tenere fondamentalmente conto della possibilità di sollecitare le famiglie a prendere a casa queste persone, ma supportarle, perché il problema è veramente grande, perché lo sconforto psicologico che prende questi familiari è grande, le difficoltà economiche sono molto consistenti. Abbiamo sentito dal dottor Guizzetti che la regione Lombardia propone un sussidio ulteriore di 500 euro mensili alle famiglie che si prendono a casa queste persone. L'obiettivo che noi possiamo avere è quello non solo di provare a seguire queste persone e di sollecitare i decisori politici, ma l'aiuto che ci può venire dalla stampa e da voi, quindi, è molto importante. A conclusione dell'incontro patrocinato dalla provincia regionale di Palermo è stata annunciata l'istituzione di una borsa di studio per un giovane medico che dovrà monitorare e codificare tutti i soggetti affetti da questa drammatica patologia allo scopo di addivenire presto all'istituzione di un registro dei pazienti in stato vegetativo in Sicilia. Allora, lo stato vegetativo è una situazione clinica, è uno stato clinico. Lo stato vegetativo non è una malattia vera e propria, ma si arriva allo stato vegetativo. Allo stato vegetativo arrivano quei soggetti che per un motivo o per un altro vanno in stato di coma. Quando questo stato di coma si prolunga oltre un certo periodo e si verificano dei danni al sistema nervoso, allora il soggetto ha grossa difficoltà a recuperare. Quali sono gli strumenti che il nostro paese dovrebbe dotarsi? Ma sa, noi abbiamo una cultura delle patologie acute, la maggior parte dei nostri ospedali sono orientati per le patologie acute. Finita la fase acuta, il paziente torna nel territorio. Alcuni di loro trovano temporaneamente assistenza nei centri per lungo degente oppure nei centri di neuroriabilitazione, però per i pazienti cronici credo che ci sia un vuoto, un grosso vuoto. Il convegno di Palermo è servito per comprendere meglio gli aspetti medico-scientifici, i risvolti socio-assistenziali e le pieghe legali che ruotano attorno ai malati in stato vegetativo. Lo stato vegetativo credo che nel palermitano ci si sia organizzati abbastanza bene, nel senso che c'è questa unità di risveglio che accoglie 10 malati, e sono malati in stato vegetativo significa la fase successiva a quella del coma dovuto al trauma cranico, emorragia cerebrale e così via. Nel corso del convegno su medicina e stati vegetativi tenutosi a Palermo, egregiamente organizzato dalla Convention Bureau, sono stati affrontati anche gli aspetti giuridici di questo delicato argomento e i temi dei diritti del malato in stato vegetativo, questioni ben differenti all'aspetto bioetico e deontologico che spesso hanno scatenato scontri ideologici e dibattiti per nulla costruttivi.